guerriero psionico. Come funziona? Scopriamolo insieme qui su Wikiroll. Saluti a Frecce, ragazzi, e bentornati qui su Wikiroll. Oggi parliamo del guerriero psionico, uno degli archetipi del guerriero contenuto nel manuale Tasha's Cauldron of Everything. Ed è un concept bellissimo. Partiamo subito col dire che è un concept spettacolare. Un guerriero capace di utilizzare i suoi poteri mentali, quindi telecinetici e psichici, per poter ottimizzare tutte le sue prestazioni nel campo di battaglia e anche fuori. Ragazzi, partiamo subito a spiegare uno degli ultimi archetipi, appunto, del guerriero per riusciti, e facciamolo adesso. Allora, al terzo livello noi otteniamo la capacità di utilizzare appunto i nostri poteri psionici, che vengono rappresentati da dei dadi, ok? Questa energia psionica viene rappresentata da dei dadi. Di preciso, a livello 3, questi dadi sono dei D6. Noi abbiamo un numero di D6 uguale al doppio del nostro bonus di competenza. Quindi, a livello 3 abbiamo bonus di competenza più 2. Bene, noi abbiamo a livello 3 4 dadi psionici. Allora, noi nel momento in cui utilizziamo questi privilegi, queste capacità psioniche, spendiamo un dado psionico quando è richiesto. Li guadagniamo tutti quanti alla fine di un riposo lungo, quindi li ripristiniamo tutti quanti, ma come azione bonus possiamo recuperarne uno. Questa capacità invece, questo di recupero di un eventuale dado psionico, se l'abbiamo finiti, lo possiamo fare ogni riposo breve o lungo. Allora, quando saliamo di livello, il dado psionico sale un po' come i dadi delle manovre. Questi dadi diventano un D8 al quinto livello, un D10 all'undicesimo e un D12 al diciassettesimo livello. Oh, ok, questi sono i dadi psionici. Belli, davvero interessanti. Utilizzare appunto questi dadi, che sono il doppio del bonus di competenza. A differenza di altri manuali, in Tasha si utilizza più il bonus di competenze piuttosto che ad esempio una caratteristica o altre cose ancora. Questa cosa è molto interessante. Allora, vediamo quali sono nello specifico queste capacità che otteniamo al terzo livello. Allora, Protective Field. Quando tu o un'altra creatura che puoi vedere nel raggio di 30 feet, cioè 9 metri, che appunto ottiene un danno, che riceve un danno, tu puoi usare la tua reazione per spendere un dado di energia psionica, quindi un dado, rollare il dado e ridurre il danno del numero rollato più il tuo modificatore di intelligenza, minimo 1. Appunto perché si crea una sorta di scudo telecinetico. Quindi, ridurre il danno non solo e non tanto di un D6 al terzo livello, che poi sale col livello, ma più il modificatore di intelligenza. Questo fa capire che appunto è tutta una capacità di intelligenza del guerriero. Dato che noi abbiamo tanti aumenti di punteggi di caratteristica, questa cosa è davvero ottima, soprattutto per il modificatore. Quindi si applica la forza dei modificatori non solo negli attacchi, ma anche nella difesa in questo caso. Quindi un D6 più questo modificatore di intelligenza si riduce di tanto, ragazzi. E poi, come detto, il dado sale. Poi, Psionic Strike. Tu puoi infondere di potenza psionica, di energia psionica, le tue armi. Una volta per ogni tuo turno, quindi una volta a turno, non ad attacco come nelle manovre, ma soltanto una volta per ogni tuo turno, immediatamente dopo che hai colpito un bersaglio entro 9 metri da te con un attacco e gli hai fatto danno con quell'arma, puoi spendere un dado di energia psionica, rollarlo e aggiungere il danno da forza uguale al numero rollato più il modificatore di intelligenza. Stessa cosa per nella riduzione del danno per te o alleati, può valere appunto nell'aggiungere il danno, quanto il dado rollato più il modificatore di intelligenza.
Questo è forte, perché lo puoi fare una volta a turno e nel momento in cui l'hai speso questa, cioè per diversi turni, questa cosa è ottima. Il modificatore più il dado, ragazzi, fortissimo. Altra ancora, telekinetic movement. Tu puoi muovere un oggetto o una creatura con la tua mente. Quindi, come azione, puoi targettare un oggetto che è grande o inferiore, oppure una creatura consenziente. E puoi muovere questo target di 9 metri. Puoi muoverlo in verticale, in orizzontale, in uno spazio inoccupato che puoi vedere. Questa è una cosa importante, devi vedere il punto in cui tu lo sposti. Alternativamente, se è un oggetto piccolo, puoi muoverlo da e verso la tua mano. Puoi muovere appunto orizzontalmente o verticalmente o entrambi. Quando usi questa azione non puoi usarla fino a quando non hai fatto un riposo breve o lungo, o fin quando non spendi un dado di energia psionica per farlo ancora. Cosa significa? Che io lo posso fare come una volta, come fosse un privilegio, ok? Senza spendere dadi. Posso farlo appunto come privilegio, semplicemente perché sono un guerriero psionico. Se lo faccio, però non posso rifarlo fin quando non faccio riposo breve o lungo. Se voglio rifarlo, devo spendere un dado, capito? E anche molti altri saranno in questa maniera. Quindi, di base, possiamo farlo quando vogliamo. Se vogliamo rifarlo, dobbiamo spendere un dado. Se no, dobbiamo aspettare un riposo breve o lungo. Questo è bello. Io penso in quelle situazioni in cui devi far attraversare, che so, un dirupo, e quindi da 9 metri da un altro lato, oppure devi spostare una creatura che si deve avvicinare in quel punto quando è il tuo turno, usare la tua azione, tanto sono guerriere, azioni impetuose, per muovere in una posizione più vantaggiosa un alleato. È bella come cosa, senza contare tanti altri esempi che si possono fare. Ora, bellissimo, terzo livello, già impressionante. Andiamo al settimo livello. Psy Powered Leap. Come azione bonus tu puoi volare. Guadagni una capacità, cioè una velocità di volo pari al doppio della tua velocità di camminata fin quando non finisce il tuo turno corrente. Quindi tu fin quando non finisce il turno puoi volare praticamente del doppio della tua velocità. Quindi se hai 9 metri, faccio un esempio, voli 18. Spettacolare. Quando fai questa azione bonus non puoi rifare di nuovo, quando lo utilizzi come azione bonus non puoi usarla nuovamente fin quando non fai un riposo breve o lungo, fin quando non spendi appunto un dado di superiorità per poterlo fare ancora. Stessa meccanica che avveniva prima. Poi, telekinetic thrust. Quando fai un danno a un target con il tuo Psionic Strike, che è appunto la capacità che c'era al terzo livello, puoi forzare la creatura a fare un tiro salvezza su forza contro la CD, che è uguale a 8 più bonus di competenza più intelligenza. Fin qua ci siamo. Se fallisce il tiro salvezza, puoi mettere il target prono, oppure muoverlo di 3 metri in qualsiasi direzione, però orizzontalmente, quindi non puoi farlo volare. Forte. Forte. Davvero forte. Perché o lo butti prono col tiro salvezza, oppure lo sposti, lo puoi buttare da un ponte, puoi fare cose davvero bellissime. Davvero belle. Senza contare che già al settimo ho aumentato il bonus di competenza, cioè già 2 dadi psionici in più, più è aumentato anche il tipo di dado, non è più un D6, è un D8. Forte. Andiamo al decimo. Guarded Mind. Che cosa succede? Che tu hai resistenza a tutti i danni psichici. Cioè, hai resistenza ai danni psichici. E già ci stava. Io l'ho dato molto da prima, però va benissimo, ci sta in questo caso. In più, se tu inizi il turno sciarmato o spaventato, spendendo un dado psionico, puoi terminare questi effetti. Questo è importante, questo è davvero importante, senza sprecare il turno per fare il tiro salvezza, aspettare la fine del turno, chissà cos'altro. No, quindi, a parte resistenza ai danni psichici, hai la capacità di far terminare l'effetto di spaventato o sciarmato. Bello, bello, bello. Quindicesimo livello, Bulwark of Force.
scrivetemi se sbaglio pronuncia, ragazzi, sempre. Tu puoi difendere te stesso e gli altri con la tua forza telecinetica. Come azione bonus puoi scegliere creature che possono includere anche te, quindi creature, compreso te, che puoi vedere entro 9 metri da te. È un numero pari al tuo, fino a un numero pari al tuo modificatore di intelligenza, minimo una creatura. Quindi se hai, che so, 5 intelligenza, fino a 5 creature, compresa te stessa, incluso in quel numero, ovviamente. Ogni creatura scelta è protetta da mezza copertura per un minuto finché tu non sei incapacitato. Quando fai un'azione bonus per fare questa cosa, cioè quando usi come azione bonus non puoi rifarla se non fai un riposo breve o lungo, se non spendi un dado di energia psionica per farlo di nuovo. Quindi, scusate, la traduzione mentre faccio il video è un po' faticosa. Quindi dicevo, la cosa figa è che tu puoi davvero dare più 2 di classe armatura a tutti quanti. Più 2 di classe armatura, è vero che è il 15° livello, come se fossero tutti protetti da copertura, da mezza copertura. Tutti, per un minuto. E beh, non è poco, non è assolutamente poco, come azione bonus, quindi davvero interessante questa cosa. E poi la solita meccanica che lo fai o riposo breve lungo, se lo vuoi rifare devi spendere un dado psionico, ma già al 15° ce n'hai voglia. Poi, l'ultimo, Telekinetic Master. Quindi, tu puoi castare l'incantesimo telecinesi senza componenti e la tua abilità, la tua caratteristica da incantatore, in questo caso è intelligenza. In ogni tuo turno che sei concentrato sulla spell, compreso il turno in cui la stai castando, puoi fare un attacco con un'arma come azione bonus. Quindi tu casti questa cosa qui, questo telecinesi, perfetto, come azione bonus puoi anche fare un attacco. Ottimissima questa cosa. Come al solito, ogni volta che casti la spell con questa capacità, non puoi ricastarla a meno che non fai un riposo, in questo caso lungo, a meno che non spendi un dado psionico per farlo di nuovo. Correzione a quello del 15° livello, serve un riposo lungo per poterlo rifare. Non è come gli altri ancora che c'era un riposo breve o lungo, come in altri ancora. Quindi scusate l'errore di prima, lo sto guardando adesso. È appunto perché alcuni privilegi richiedono un riposo breve o lungo, altri invece un riposo lungo, perché sono effetti molto più potenti. Quindi ragazzi, vi dico adesso cosa ne penso. Di roleplay è bellissimo, perché è un guerriero psionico, abbiamo detto tutto, non c'è nemmeno bisogno di spiegare più di tanto, un guerriero capace di utilizzare la sua mente per boostare tutto quello che fa, dal movimento alle azioni, alla protezione, all'offensiva. Ragazzi, è davvero forte, davvero bello, c'è di concept. Come razza potete fare quello che volete, ci sono proprio alcune razze illegali per fare determinate cose, ma come concept è proprio bello. E vi prego, ruolatelo di conseguenza, perché è uno che ha un'intelligenza altissima, e quindi non ruolatelo come uno stupido, non ruolatelo come un ignorante, ruolatelo come uno che ha un controllo della mente impressionante, in positivo o in negativo ovviamente. Quindi studiatelo bene e cercate di far sì che questa capacità di classe si rifletta proprio nel roleplay, nel come lo ruolate. Perché non è una di quelle classi che, indipendentemente da come la giocate, poi la vostra personalità può essere chissà come. No, qua è... cioè, incide tantissimo. Tantissimo. A livello meccanico è forte. È davvero forte. Perché è come se fosse un... cosa, come si chiama? Un maestro di battaglia. Però è vero che a volte ti richiede azione bonus, è vero che a volte ti fa certe cose... ma ti busta di tanto, cioè le cose che ti dà qua sono forti, tanto forti, il livello di danno, la protezione, le cose sono davvero forti. Quindi è come se tu avessi meno versatilità, anche sì, si può dire, meno utilizzi di manovre, perché le manovre si possono applicare a tutti gli attacchi, ma quelle che tu puoi applicare sono molto forti, molto molto forti. Davvero puoi cambiare il corso di una fight con una singola con un singolo utilizzo, con un singolo privilegio dei tuoi dadi psionici.
Quindi ragazzi, è davvero forte. Tash ha aggiunto cose davvero interessanti. È una grandissima e bellissima alternativa, appunto, al maestro di battaglia, che di solito tende a dominare come archetipo del guerriero. Quindi, che ne pensate voi? A me piace tanto. Fatemelo sapere nei commenti. Ci tengo davvero, ragazzi. Detto questo, grazie mille per aver guardato il video. Mettete mi piace se vi è piaciuto. Tutti i nostri link sono in descrizione. Iscrivetevi al canale. Saluti e frecce. E ci vedremo in un prossimo video qui su Wikiroll.